attuali. Questo è quello che noi vogliamo sapere, perché ormai la progettazione si è avviata e quindi noi vogliamo avere risposte certe. Quindi credo che vada affrontato, ulteriormente approfondito, questo aspetto. Altro problema sicuramente importante è quello legato ai costi e alle voci mancanti. Noi abbiamo un prezzario che è ancora mancante di tantissime voci, di cui noi tecnici abbiamo bisogno per la ricostruzione, per approntare i progetti. Sicuramente noi tecnici siamo, in caso di mancanza di prezzi da prezzario, prediggiamo le analisi del prezzo. Però cosa accade? Che siccome a CINAS arrivano con la stessa voce più prezzi, uno diverso dall'altro, con la stessa tipologia di intervento, automaticamente ci vengono chieste delle integrazioni. Quindi noi vorremmo un prezzario aggiornato, che tenga conto di tutte le lavorazioni che noi dobbiamo andare ad effettuare sui fabbricati in muratura. Altro problema, noi tecnici abbiamo le scadenze e le vogliamo rispettare e le rispettiamo. Vorremmo una fermezza anche da parte di tutte quelle strutture che valutano le nostre progettazioni. Non è pensabile che il progetto in ingresso abbia la prima risposta dopo 12 mesi, come è accaduto, magari con delle richieste di integrazione davvero ridicole. Su un lavoro di 2-3 milioni di euro vengono fatte richieste di integrazioni, è capitato anche su alcuni progetti, di 2.000 euro, 3.000 euro. Quindi vorremmo che anche chi fruisce le pratiche avesse una scadenza nel dare delle risposte. Altro problema è legato al cantieramento del centro storico. Ad oggi noi sappiamo la realtà dell'Aquila, di quegli stretti, davvero poco accessibili. Come si sta pensando di risolvere questo problema? Sappiamo che in teoria potrebbero ritornare ad abitare i centri storici i proprietari degli edifici A e B all'interno del centro storico a breve, ma com'è possibile concepire il rientro in sicurezza di tali soggetti quando magari per arrivare al loro fabbricato bisogna attraversare 20-10 cantieri? Qui non si è andati in deroga con l'81 del 2008, che è il decreto legislativo relativo alla sicurezza. Come si è pensato di risolvere questo problema? Ora, io non so a chi fare queste domande, perché vedo che gli interlocutori forse non ci sono neanche, però noi vorremmo delle risposte certe e concrete per andare avanti. E penso che i problemi fondamentali siano quelli che ho appena detto. Altro problema sempre per i centri storici è relativo sempre alla tipologia di intervento. Con gli edifici in muratura si raggiunge facilmente il limite ammissibile per la sicurezza sismica. E spesso Relumis ci vediamo tornare indietro alle pratiche perché invece di considerare quegli interventi come interventi di riparazione del danno, li passano d'ufficio ed automaticamente come interventi di miglioramento sismico. Quindi significa che noi sforiamo molto facilmente quei tetti massimi ammissibili. Quindi forse per gli edifici in muratura andrebbe ovviamente rivisto tutto il discorso legato ai limiti di convenienza e a quant'altro. Però anche in questo caso frontanzi non c'è, quindi la risposta sicuramente non ce la può dare. Prego. E in ultimo volevo chiudere con questo. Sto cercando di essere più breve di così, non si può. In molti edifici noi siamo entrati da poco a fare le verifiche, però ci troviamo di fatto con una classificazione fatta in prima istanza dai tecnici del Dipartimento di Protezione Civile delle verifiche fatte a vista in maniera molto frettolosa. E che cosa è accaduto? È accaduto che i termini per la richiesta di ulteriori sopralluoghi sono invece scadute. E quindi spesso ci troviamo con delle realtà all'interno degli aggregati davvero complesse. Se si va a vedere le classificazioni date, si ha una trasmissione tra A e C, magari sullo stesso piano di fabbricato. Quindi mi chiedo se è possibile ed è concepibile ricomprendere e riprevedere una classificazione di questi edifici, soprattutto i casi più eclatanti, quelli dove sono state sbagliate le verifiche, perché altrimenti abbiamo problemi nell'affrontare la progettazione. Magari sono edifici classificati A, quando invece dovrebbero essere classificati E. Questo è quanto, più breve di così. Bravo, bravo. Grazie.
Adesso noi faremo delle domande con la speranza che ci possano. Allora, sono intervenuti, c'è cioè il sindaco, l'architetto del comune, l'assessore Di Stefano e credo i due presidenti, le loro ingegneri e architetti, possono rispondere a quello che diceva l'ingegnere. Io condivido perfettamente quello che diceva, perché come avete capito si è talmente intrecciata che ormai sarà difficile ricostruire questa città se non riusciamo a capire chi gestisce, chi comanda, chi fa le ordinanze. Su questo credo che sia opportuno iniziare a dare delle responsabilità. Noi credo che fra qualche mese non avremo più la visione di una città nel suo insieme, perché molte persone se ne stanno andando, molti stanno vendendo, quindi sarebbe opportuno velocizzare i tempi, ma non tanto di quando ricostruiamo, come la filiera ci costringe ad aspettare, e quindi non so, qui si parla di 3, 4, 5 anni, io credo che sia opportuno invece dare dei tempi più brevi, sicuramente per la progettazione, nella ricostruzione vedremo, ma intanto cominciamo a capire che cosa bisogna fare. Adesso le domande saranno come? Domande proviamo a farle. Sono abbastanza complicate per noi le domande e noi abbiamo fatto un elenco, però io penso che in parte qualcuna la leggerò, però poi cercherò anche di tradurla, ma non tanto per voi tutti, ma per me, anche per me sono difficili, quindi faccio anche fatica a leggerle, però con un po' di esperienza qualcosa comincio a capire, speriamo di riuscire ad avere qualche risposta. E la prima domanda, o meglio, più che una domanda è l'argomento, la rivolgeremo al sindaco. E abbiamo pensato di strutturare la domanda e poi magari anche subito le risposte, perché altrimenti poi perdiamo anche il filo del discorso. Quello che chiediamo al sindaco è, in base a quanto abbiamo riportato nel nostro elenco, è piano di recupero di zona o semplice variante normativa, quale strategia complessiva regolerà la ricostruzione del centro storico. Questa diciamo anche all'assessore, poi magari vedete voi, io non so se vuole rispondere l'assessore, chi, io mi scuso perché abbiamo fatto fatica anche a indirizzare le domande, magari io le dico, ecco, grazie. Grazie. E comunque, direttamente collegata a questa domanda, poi ne facciamo un'altra in base a quanto abbiamo letto di recente. Ecco, lo leggo proprio il primo di giugno, noi abbiamo letto una comunicazione, si comunica che il sindaco ha siglato oggi il provvedimento relativo alle modalità attuative degli interventi nelle aree denominate Santa Giusta, via Garibaldi, via 20 Settembre, Rivera, Villa Gioia, chiaramente tutte dell'ambito A. Questo verrà pubblicato sull'Albo Pretorio questa stessa settimana, così almeno diceva lo scritto, e volevamo chiedere esattamente di cosa si tratta, magari anche all'assessore Di Stefano, non so, e come interagisce questa nuova scrittura con la precedente che riguardava unicamente l'asse, pubblicata già più di un mese fa, che poi sappiamo bene era nato come asse semplicemente dalla Villa alla Fontana, ma poi è diventato un ambito vero e proprio. Poi, collegato ancora a questo, volevamo chiedere, sempre collegata al piano di ricostruzione, sempre collegate agli incontri che ci sono stati negli ultimi giorni, dal 26 di maggio a dal 25, 26, 30, 31, secondo il quale verrà, sì, la domanda, sì, però le domande sono queste, chi mi risponderà? Cioè il piano finanziario, se questo piano finanziario per la ricostruzione è pronto o si sta preparando? Queste penso che siano sufficienti come prima domanda, non so se all'assessore Di Stefano, all'architetto Iacovoni, all'assessore... Tutte loro, le domande sono tutte qui. La strategia del
sono sintetiche, però l'argomento